Buonasera, in questa puntata parleremo dello scandalo Euribor. In che cosa consiste? Diciamo in un doppio scandalo. Il primo scandalo scoppia con le indagini dell'antitrust europea nel 2013, quando vengono messe sotto accusa un gruppo di banche per aver fatto cartello, ovviamente, e aver deciso l'Euribor su basi ovviamente non realistiche. L'Euribor, il tasso di interesse interbancario, dovrebbe essere stabilito sulla base di operazioni di prestito tra banche che avvengono realmente. Nella realtà, le banche, ormai chi ci segue da tempo lo sa, non prestano fra di loro, in quanto le banche, quando hanno bisogno di provvista per effettuare le loro operazioni, semplicemente creano depositi dal nulla. Tuttavia, per un'usanza convenzionale, questo tasso di sconto interbancario europeo veniva deciso da un gruppo di banche che sono, come vedete nel video, la Barclays, la JP Morgan, Crédit Agricole, la HSBC, la Deutsche Bank, la Société Générale e la Royal Bank of Scotland. Ovviamente queste sono le stesse banche che poi ritrovate nei famosi specialisti di titoli di Stato, ovvero quelle banche che partecipano alle aste dei governi sprovveduti, che invece di creare la loro moneta emettono titoli di Stato e si fanno finanziare da banche che creano depositi dal nulla e esentasse. Esentasse lo abbiamo visto quando abbiamo presentato il documento di Bossone e Costa e quando abbiamo parlato della irregolarità della non contabilizzazione nel lato attivo del conto dei rendiconto dei flussi di cassa in cui le banche non postano la creazione di denaro. Questo scandalo Euribor è un doppio scandalo, innanzitutto perché non tanto le banche fanno cartello, lo sappiamo benissimo, ma perché proprio è un tasso falso perché riguarda operazioni inesistenti. Ma è un doppio scandalo perché la sentenza europea non è stata pubblicata. Infatti, se scorriamo la pagina, che poi di cui troverete il link come al solito sotto questo video, si vede che la decisione che riguarda del 2016, del 7 dicembre 2016, non è pubblicamente disponibile. Ed è qua, è scritto proprio. Quindi a che cosa serve non pubblicare questa sentenza dell'Europea? Serve perché i tribunali italiani, quando si contesta, per esempio, l'usura sui rapporti di prestito, di mutuo, dei correntisti, impongono agli stessi correntisti di dimostrare che c'è stato questo cartello e che il tasso Euribor era fissato arbitrariamente da questo gruppo di banche. Ovviamente i magistrati sanno benissimo che, siccome la decisione europea è stata tenuta segreta, il correntista non potrà dimostrare che c'è stata questa manipolazione di mercato. Quindi è un gioco a più sponde, no? Sostanzialmente, sempre con l'unico scopo finale di coprire le malefatte di questo cartello bancario, perché ovviamente questo cartello bancario, che è, diciamo, l'apice del sistema di potere attuale, è quello a cui si nutrono, alle cui mammelle si nutrono tutti gli altri poteri dispotici. E fra questi metto sicuramente anche la magistratura, che hanno lo scopo di mantenere lo status quo e non certo di fare giustizia, altrimenti potremmo anche chiederci come mai dal 1862, dall'Unità d'Italia fino ad oggi, la giustizia non sia riuscita a farla in questo paese. Dunque, qua vediamo la risposta della Commissione europea, in cui a un utente che aveva scritto per avere finalmente o una copia o un estratto di questa sentenza,
Si risponde che, pendenti delle procedure di appello da parte delle banche, hanno deciso di non rendere pubblica la prima sentenza, in attesa di vedere come va a finire. Ora, questa cosa è abbastanza inaudita. Sotto al video troverete il link a questa lettera di risposta dell'Unione Europea e potrete così controllare come la Commissione Europea si attacca a delle clausole di riservatezza, come se pubblicare questa sentenza, ormai del 2016, potesse in qualche modo arrecare un danno alle indagini in corso. Ovviamente non ha nessun senso, però è semplicemente un modo per anche dimostrare che non è solo lo Stato, il governo italiano che ha questo ruolo non scritto di tenere di banda al cartello bancario, ma è la stessa Commissione Europea che si piega agli interessi di queste banche private. So che può sembrare, può essere un po' una delusione per chi magari coscientemente ha creduto che le istituzioni fossero preposte per salvaguardare gli interessi del pubblico, ma invece questa ovviamente è semplicemente una favoletta che serve per impedire l'insorgenza e il fatto che il pubblico chieda qualcosa come per esempio la realizzazione effettiva della democrazia o l'applicazione dei principi del diritto. Quindi tutti questi fatti che sono raccontati nei miei video, messi insieme, unendo i puntini, descrivono la situazione tragica in cui si trova questo Occidente, incastrato tra una narrazione dei fatti che non ha nessuna corrispondenza con una realtà, e con invece quello che succede nella vita reale, in cui il cittadino non solo deve combattere, diciamo, con la malavita tradizionale, ma purtroppo deve anche combattere in quelli che si rivelano effettivamente i suoi nemici, che sono le istituzioni alle quali avrebbe diritto di affidarsi per vedersi tutelato. Questo poi pone anche delle altre domande che ognuno si farà per conto suo, ma comunque è chiaro che questo sistema non solo è marcio, ma di più. Vi saluto per ora e al prossimo video. Arrivederci.